Buongiorno a tutti, giovedì della prima settimana di Quaresima, la liturgia ci offre un brano del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 7, i versetti da 7 a 11. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Da una parte questo brano ci invita ad avere molta fiducia e confidenza in ciò che può fare il Signore per noi, tanto da osar chiedere. È strano questa cosa, che possiamo chiedere a Dio di venirci incontro, come un padre, come faremo con il nostro papà, con quella stessa familiarità, con quella stessa confidenza, con quella stessa fiducia. Sapendo che possiamo chiedere ciò di cui abbiamo davvero bisogno, ciò di cui abbiamo davvero necessità. Le cose importanti della vita le riceviamo, le otteniamo dall'amore del Padre. E questo è lo sfondo su cui poi Gesù invita a fare altrettanto, a dare gratuitamente. Se vi chiedono qualcosa, datela, come anche voi vorreste che quando chiedete veniate esauditi. Ecco, allora prendiamo questo sfondo grande della larghezza dell'amore del Padre che risponde sempre alle nostre domande più vere, che ci viene sempre incontro e ci raggiunge in ogni momento, in ogni nostra necessità, perché così impariamo anche noi, da questo amore che riceviamo, a fare altrettanto, con semplicità.